Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Android91 su LBX Little Battlers Experience. Abbiamo appena vinto il torneo Artemis e Achilles purtroppo è andato distrutto nell'esplosione che ha coinvolto anche l'LBX di Justin Kaido, o meglio è stato proprio l'LBX di Justin Kaido a farsi esplodere e a quindi a portare con sé anche Achilles. La buona notizia è che abbiamo salvato solo la capsula di platino, mentre la brutta è che però è stato rubato il Metanoia GX, quindi insomma, cornuti e mazziati, proprio il massimo della vita. Però abbiamo Justin Kaido che ha un nuovo modello di LBX, un nuovo modello a quanto pare sì. È ancora un prototipo, ma l'abbiamo perfezionato perché si muova più velocemente rispetto ai modelli attuali. Quindi è un punto a suo favore. Vorremmo anche noi un LBX che si muova velocemente, no? Un normale giocatore non riuscirebbe a manovrarlo. Io sì, però. L'abbiamo programmato secondo il tuo stile di battaglia. Il suo, non il tuo, perché si dà del lei, no? Non vedo nessuna ragione per rifiutarlo. Eccellente, in cambio però... Lo so, mi dovrò inviare tutti i miei atti di battaglia. È questo ciò che volete, vero? Con le capacità di Xenon, dimostreremo la superiorità degli LBX di Cybalance rispetto a quelli della Tiny Orbit. Ah, stanno in competizione quindi la Tiny Orbit e il Monopolio. LBX Awaken. Awaken, mi piace. Quindi la Cybalance sta contro la Tiny Orbit che ha il Monopolio. E vogliono far sì che con Justin Kaido, da, come sponsor ovviamente, la Cybalance riesca a prevalere appunto sulla concorrenza. Beh, sicuramente Justin farà una bellissima pubblicità. Nonno, come ho potuto fargli una cosa simile? Già. A chi ti riferisci, Justin? Sto parlando di Nils Richter. Hai fatto passare tutto questo a Nils solo per collaudare una tuta pilota del BX. Hai messo in pericolo la sua vita. Sbaglio o qualcuno non sarebbe stato in grado di sconfiggerlo senza l'aiuto di un certo Van Yamano? Hai fallito al torneo d'Oltretomba e ora anche al torneo Artemis. Ne ho abbastanza, vattene. Ma nonno, io stavo solo cercando di aiutarti. Ho detto di andartene. Come desideri. Ma... Dottor Kaido, trova accettabile che il ragazzo si rivolga a lei in questo modo? Non la deve preoccupare, signor Cole. Ciò che mi interessa sono i nostri piani. Sembra che stia andando tutto come previsto. Beati voi, io vorrei solo un nuovo LBX. Il nonno sembra un'altra persona ultimamente. Che cosa è successo all'uomo gentile che mi ha salvato quel giorno? Su, su, non c'è bisogno di piangere. A volte alla gente accadono cose brutte e noi non possiamo farci nulla. Non ti preoccupare, d'ora in poi mi prenderò io cura di te. Ora smetti di piangere. Se non fosse stato per lui, sarei stato completamente solo. Mi ha salvato, e da allora la mia famiglia. E ora, sono anch'io stato una pedina nei suoi piani malvagi? Oh, signor Iron, aspetti! Non devi venire con me. Anche noi abbiamo cominciato a dubitare delle recenti azioni compiute dalla nuova Alba. Per questo devi rivolgerti alla persona che ne è alla guida. Intende dire il dottor Kaido? Eh? Probabilmente eliminare quelle guardie durante il nostro intervento al torneo Artemis è stato un errore. Devin comincia a nutrire dei sospetti e sembra che stia raccogliendo delle prove contro di noi. Come li ha sentiti? C'è una porta di ferro lì, non so se... Ferro, metallo, però insomma. Il dottor Kaido dovrebbe essere da questa parte. Quindi lei ancora lavora per Kaido. Sì, in effetti l'altra volta abbiamo visto che lavorava ancora... Che cosa pensa di fare, Iron? Sta cercando di far luce anche sull'attentato a primo ministro Vanguard. Vabbè, questo che era opera loro lo sappiamo.
Se lo lasciamo fare, potrebbe scoprire il piano per attaccare la Tiny Orbit, persino il nostro obiettivo finale. E qual è l'opinione del dottor Kaido riguardo al ruolo di Devin nella nostra organizzazione? Mi è stato riferito che il suo servizio non è strettamente necessario. Allora rimane solo una cosa da fare. Mi occuperò io stesso di comunicargli la fine dei suoi servizi. In che modo gliela comunichi? Sparando? È questo il volere dei sostenitori della Nuova Alba? O meglio, del dottor Kaido? Devin? Si mette anche a spiare le riunioni degli ufficiali della Nuova Alba? Vuole finire davanti al tribunale militare? Siete a conoscenza dei piani di Kaido? Come osa riferirsi a lui come Kaido? Che insolenza! Ricordi che ha a che fare con un suo superiore, Iron. Kaido vuole controllare il mondo. Noi siamo solo delle pedine da muovere per raggiungere il suo obiettivo. Ora basta. Non le permetterà di interferire con i piani del dottor Kaido. Non vuole proprio ascoltarmi, generale Mitchell? Dopo tutto ciò che ha fatto per lei, lo ripaga così. In nome della Nuova Alba le insegnerò un po' di rispetto. A botte, a botte! Ma con gli LBX? If only you'd allow Optima. È un robot! Non ci credo! Ma che succede? Che figata che sono diventato sto gioco! That someone with your talent can stray from our cause. I'm not the one who strayed from the right path, General. I can't hold them off much longer. Justin! What's going on? Justin. What was the meaning of your attack on Tiny Orbit? So, you heard us then. Honestly, there isn't much to say. You know, it's really none of your business. Now go back to your room before your grandfather hears of this. Guess you want to do this the hard way. Whoa! Grande! Ora stai giocando nei panni di Justin. Devin si è unito al gruppo come ospite. Davvero? Che figata! 32, no, però scendiamo tantissimo di livello. Che facciamo? Da vai a mano passiamo a Justin Kaido? Non che mi dispiaccia, No mercy. Ma... Oh. Ah, ok, non ha l'attacco, praticamente casca subito, casca. Ok, va bene. Bello. Ah, però l'attacco caricato salta in aria, ok. Salta in alto, non salta in aria. Va bene. Ah, non mi piace molto però come attacca l'LBX di Justin. È troppo... Salta di continuo. Cosa salti? Perché salti? Però mi sembra che abbia una buona resistenza. Mi hanno fatto molti attacchi ma è resistito alla grande. E anche la batteria non è che si è consumata molto. Che ragazzino insolente. Lasciamo le cose come stanno per ora, Devin. Protosinon, tutto al 30. Non è male come RBX, non è davvero male, però è come attacca che non mi piace. Perché ci hai aiutato?
Perché volevo sapere la verità. Capisco. Sto andando all'Eclipse. L'Eclipse? Che cos'è? È un grande caccia costruito con le tecniche più avanzate. Lo useremo per andarcene di qui. Se vuoi scoprire la verità, perché non vieni con noi? Da paura, ragazzi. Posto in arrivo? Ma va bene, giochiamo con Justin. Alla grande. Oh, come? Cosa? 3 contro 3, ma sto da solo. Forse c'è Devin con me? Sì. Ehi, combattiamo. A meno che non usiamo sempre Justin. A meno che Justin poi non diventa un membro della squadra di Van. Perché abbiamo altri posti disponibili, eh. Wow, l'abbiamo quasi distrutto uno. Beh, vedi, eccolo, va, è andato uno, già va. Altro pure. No, no, non mi aspetto nulla, tranquillo. Che velocità, ragazzi, sto LBX. Davvero veloce. Che delusione, infatti. E sale molto velocemente anche di livello. Molto particolare sto LBX. Si uscirà da quella porta? No, che cosa c'è però? Perché? Ah, ecco, mi sembrava, no? Multi officina S, buona. Questa fa recuperare tutti gli LBX. S dovrebbe essere... Non so se sta a indicare short oppure S, rango S di potenza che recuperi. Dovrebbe essere tanta potenza, tanti punti salute. La cabina di pilotaggio dell'Eclipse è per di qui, oltre l'ultima porta. Ma quella signorina che ci segue? Chi incontriamo al varco ad aspettarci? Ah, è chiusa! Attenti! Vogliono fermarci! Alla faccia! Siamo in trappola! Combattiamo tranquillamente. Sconfiggi tutti, saranno un centinaio? Tutti di livello 8. Beh, però insomma, 8% sono 800. Facciamo un bel po' di dovremmo livellare sicuramente. O quasi sicuramente. No, che non mi piace sto attacco, ragazzi. Vabbè, intanto uno è andato, su. No, dall'alto, faraone. Sì, perfetto, saltare, ottimo. Anubi? Beh, certo, abbiamo faraone. Vediamo un po' che fa questo. Ah, Groundbreaker, ok. Giustamente. Cos'altro voleva essere? Ah, c'è un altro. Beh, mi sembrava infatti. Ho capito. E invece mi sa di sì, perché è finita invece, guarda un po'. Ma ne erano pochi. Pensavo tipo davvero ne affrontassimo tutti, invece no. A meno che Iron non ha fatto piazza pulita da solo. Signor Iron, da questa parte! Voi. Ah, gli scagnozzi! Avrà bisogno di noi se vuole mettere in moto l'Eclipse, signore. Ci siamo assicurati che il gioiellino fosse pronto a partire. Lasci che piloti io, signore. Quindi sono ripuliti, insomma. Prima sembravano dei pagliacci, ora sono quasi normali. D'accordo, conto su di voi. Non state lì imparati, voi due preparate l'Eclipse a decollo. D'accordo. Ini, mini, mini. Ci deve essere qualcun altro che si chiama Mo. Non perda tempo. Non perda troppo tempo, signor Iron. Ini, mini, mini, Mo. Alla grande. Stanno per attaccare. Sono pochi stavolta, dai, strano. Li terrò occupati mentre voi decollate.
Justin! Non si preoccupi per me. Io faccio parte della famiglia Kaido. Riuscirò a cavarmela facilmente. Grazie, Justin. Mi chiedo ora se il nonno di Justin, ovvero Cillian, sia sempre stato un robot oppure se l'hanno sostituito. Perché potrebbe anche essere che l'hanno sostituito. Efficiency is key. Vai. Niente, ma schifezza. Perfetto, va. Ma fermati. Ma quanti danni faccio anche senza tensione, ragazzi? È fortissimo. Wow, ma hai visto quello? Ma insomma, quanti sono? No. Ok, next. Vai, Groundbreaker. Ah, ok, allora l'ha fatto lui, l'ha fatto? Pensavo di averlo fatto io. Ma insomma, non ci ho fatto caso, cara. Non ci ho fatto caso, cara, l'altro. Accidenti a lui. No, doppia, ti piace doppia? Beh, qua si salta. Ok, next. Difeso. Quanti ne sono per di grazia? Ah, non finiscono mai. Stavolta davvero sono tanti. Di qua però. Di qua. Bravo. Saltiamo. Sì, vabbè, vabbè. È finito? Finiti. Ok, perfetto. Mi piace l'arma, però siccome la usa in quella maniera non mi piace proprio. Cioè, è bella da vedere, ma il modo in cui viene usata non mi piace. Spero di avergli fatto guadagnare un po' di tempo. Speralo. Mo non sarei più di livello, dopo quei due è finita, proprio... Che noia. Come with me, quickly! Lei convinta di aver ucciso Cillian Kaido. Non sa che in realtà è un robot. O androide, perché no? Potrebbe anche essere un androide. Is everything ready? Of course! The main thrusters are powering up as we speak. We can take off anytime, sir. Excellent. But you three. Why don't you take a seat, Rita? Sure. Alright then! Let's move out! You got it! La cosa che mi lascia interdetto sono il massiccio uso che hanno fatto in questi ultimi capitoli di scene animate. Ne sono davvero tanti. Perché però usarle tutte quante verso la fine del gioco e non sparpagliate un po' in tutti i capitoli? Voglio dire, la Level 5 fa spesso di questi lavori con animazioni e cose varie. Però spesso lasciano... i capitoli di mezzo 4, 5, 6 e 7 tutti quanti senza scene, poi li sparano tutti quanti alla fine, all'inizio e alla fine li sparano. Io non capisco questa politica. Ad ogni modo, il video di oggi termina qui. Cuj è stata una cosa molto veloce. LBX, beh, lo sapete, faccio questa serie molto corti, li faccio gli episodi perché si finiscono in fretta, tranne il torneo Artemis che è stato un pochino più lungo, ma ehi, ci sta qualche episodio, qualche capitolo un pochino più lungo. Ad ogni modo, io spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre ovviamente vi ricordo la descrizione e il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!